Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. Mentre la causa US Securities e SEC contro Ripple volge al termine, la società ha annunciato un nuovo presidente. Monica Long, vicepresidente senior e direttore generale di Ripple, assumerà la carica di presidente della società. Samsung ha rivelato un forte calo degli utili per il 2022, principalmente a causa della debole domanda di chip e smartphone, che sono i principali generatori di denaro dell'azienda. Il gigante tecnologico coreano ha registrato un fatturato annuo di 245,4 miliardi di dollari, un nuovo record per l'azienda, ma l'utile è diminuito di 6,9 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente. I prezzi del petrolio hanno esteso le perdite, in quanto la minaccia di ulteriori aumenti dei tassi di interesse e i continui flussi di greggio russo hanno annullato le aspettative di ripresa della domanda dalla Cina. La coppia sterlina britannica-dollaro americano si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Il MACD sta dando un segnale sell. La coppia euro-dollaro americano ha avuto una piccola spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,1%. Il ROC sta dando un segnale sell. Il prezzo di dollaro australiano-dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate indica un'opportunità di buying. La coppia dollaro americano-yen giapponese si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Secondo lo stocastico RSI, siamo in un mercato overbought. Il cambio dell'occupazione ADP degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 13.15, l'ISM Manufacturing PMI degli Stati Uniti alle 15, l'indice armonizzato dei prezzi di consumo dell'Unione Economica e Monetaria alle 10. La 10-Years Bond Auction della Germania sarà rilasciata alle 10.30, il Jimun Bank Manufacturing PMI del Giappone alle 0.30, gli investimenti in obbligazioni estere del Giappone alle 23.50. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.